di creativa. Siamo qui in quel di Trezzo, siamo nel punto vendita aperto da pochi giorni, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, vi aspettiamo, a presto. Vi aspettiamo anche nel punto vendita Ponte Nossa e online su www.ilfilodiarianna.it oppure su Facebook e su Instagram, cercate Il Filo d'Arianna, vedrete un sacco di video, un sacco di novità, un sacco di proposte, degli sconti, e se avete bisogno abbiamo anche il servizio di risposta, di assistenza di WhatsApp al 375-6308-894. Datori di creativa, abbiamo realizzato questa bella ghirlanda. A seguito avrete il tutorial che vi spiegherà tutto con la nostra Natasha. Allora, per fare questa ghirlanda vi elenco adesso il materiale che ho usato. Allora, prima di tutto, come sostegno ho usato un cerchio di ferro del diametro di 30 cm. Ho scelto questi tre colori, ma ce ne sono tanti altri, quindi poi il colore lo decidete voi. In questo caso sono tre fogli di fommi di gomma crepla. Vi ritagliate su un cartoncino un quadrato di 5 cm x 5, poi serve della corda o del cordone come base per rivestire il cerchio di ferro, dei rametti decorativi e, se vi piace, del tulle o altri tipi di nastri, uno stuzzicadenti da spiedo per delineare poi il quadrato sulla gomma crepla, delle forbici e della colla a caldo. Allora, partiamo con... rivestiamo prima il cerchio. Non faccio altro che inserire, allargo un attimino la trama del mio cordone, lo vado a puntare con la colla a caldo. Dopodiché vado a fare tutto il giro del diametro che io ho. Non serve mettere la colla, va solo attorcigliata, leggermente la girate, questa si apre e io la incastro dentro al ferro. Arrivati in fondo, lo coprite tutto, arrivati in fondo la puntate con la colla a caldo. Non preoccupatevi se la colla comunque si vede, perché poi tanto va decorata, quindi non si vedrà più niente. E questa è la parte per rivestire l'anello. Vi prendete il vostro quadrato, vi prendete un foglio a caso, io in questo caso ho scelto tre colori, ma potete farlo benissimo nel colore che volete voi. Non uso la penna, uso lo stuzzicadenti da spiedo, mi appoggio il mio quadrato e vado a premere abbastanza calcato, e vedete che il perimetro l'ha già definito. Per fare un inserto, per fare un fiore, ce ne vogliono 5, quindi io proseguo e ne ricalco 5, dopodiché vanno ritagliati. Io ho già ritagliato questi, non faccio altro che andare a formare un elemento del genere. Piego il mio quadrato a metà, lo schiaccio bene sulle punte, lo tengo ben fermo e vado a smussare l'angolo, quindi parto più o meno a metà, faccio una curva e taglio praticamente il pezzettino dell'angolo, mi rimane una cosa del genere. Adesso dobbiamo fare 4 tagli, partendo da un lato lascio più o meno un mezzo centimetro, non di più, e proseguo delimitando la curvatura che io ho dato prima. Arrivo fino in fondo, leggermente prima del fondo, qualche millimetro, mezzo centimetro, e faccio 4 tagli così,
logicamente il quadrato rimarrà più piccolo ogni volta che io faccio il taglio. Giro e taglio e mi fermo a questa misura. 2 3 e 4. Questo è il rovescio, vi dovrà rimanere così. Se all'inizio sul primo elemento, sulla prima parte, il primo taglietto, rimane un po' ondulato, non fate altro che prendere la forbice e ritagliarlo un attimino, tanto poi una volta assemblato non si vede. Vado a fare il taglio sul primo pezzo che ho tagliato, quindi questo è l'elemento che deve presentarsi quando poi vado a incollare. Voi lo vedete così. Dovete fare con tutti i 5 quadrati questo lavoro. Vado a incollare. Come primo step prendo gli altri due, il terzo e il secondo e il terzo taglio che ho fatto. Vado a mettere la colla a caldo sulla punta. Li giro e vado a incollarli in questo modo, così. Salto il terzo, prendo quello che fa da punta, vado a mettere un goccino di colla appena appena, e con le dita premo forte fino a quando non rimane attaccato. Così. Rimangono questi due. Lo rovescio. Vado a mettere un poco di colla su ogni punta. Lo inclino e lo vado a incollare dietro formando tipo un cuore, un mezzo cuore, sia da un lato che dall'altro. Così. Lo rovescio, vado sul dritto del lavoro, metto la colla qua in mezzo e unisco premendo forte tutto il mio lavoro. Se dovesse sbordare un attimino la colla, prendete la forbice e la tagliate via, non vi preoccupate. Dicevo prima che ne servono 5 di questi elementi. Vi andate a ritagliare due cerchietti, così, che servirà uno come base, quindi lo iniziamo a incollare da rovescio, e l'altro lo teniamo per la fine, dove lo posizioneremo sopra. Ogni elemento va incollato sulla punta. Posizioniamo il secondo, il terzo e il quinto. Il cerchietto di prima che serviva va posizionato sopra. E
e questo è l'elemento fatto e finito. Come vedete, come vi ricordo, io ho scelto tre colori, potete farlo nel colore che volete, e questo è il lavoro finito. Usate poi del tulle, dei rametti decorativi, potete usare della cannella, potete usare delle pigne, quello che volete. Qui lavora la vostra fantasia. Spero vi sia piaciuto questo tutorial della nostra Natasha. Per tutte le amiche di Fiera Creativa, tutti i materiali che avete visto potete trovarli sul nostro sito www.filodiarianna.it. Vi aspettiamo numerose sia sul sito sia nei punti vendita e speriamo molto presto di rivederci in fiera e poterci riabbracciare. Ciao a tutti. Un saluto a tutti e buon Natale.